a te, a tutti i ciurmi, benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video. Come avete potuto vedere ragazzi dal video che ho fatto brevissimo sulla questione spoiler, purtroppo un genio proprio malefico mi ha fatto uno spoiler grandissimo nei commenti dell'ultimo video di Detroit ragazzi. E questa amarezza me la porterò dietro sempre comunque perché mi è stata rovinata quasi del tutto un'esperienza su un gioco, ragazzi, che io aspettavo tantissimo e su un gioco che significa tantissimo per me, quindi questa cosa non l'accetterò mai. Se volete darmi consigli, ragazzi, sono ovviamente ben accetti. Vi chiedo soltanto, ovviamente, di non entrare troppo nei dettagli, cosa che comunque avete praticamente fatto sempre quasi tutti. Quindi di questo vi ringrazio per aver dimostrato rispetto comunque nei miei confronti. Chi non ha dimostrato rispetto nei miei confronti se ne può andare tranquillamente a fanculo. E ultimato, ragazzi, se dovesse succedere di nuovo, mi dispiace avvisarvi che sarò costretta a disattivare i commenti almeno temporaneamente sotto i video di Detroit. In ogni caso, spero di poter evitare di subire altri spoiler perché cercherò, ragazzi, di anticiparmi per quanto riguarda la registrazione, quindi cercherò di registrare il tutto più velocemente possibile, insomma. Quindi, la volta scorsa eravamo arrivati qui, avevamo cominciato l'indagine, ragazzi, sull'omicidio che è avvenuto all'interno del nightclub e siamo riusciti a un'informazione nell'attimo in cui l'androide che era nella stanza si è ripreso e ci ha detto che a quanto pare non era da sola, per cui molto probabilmente l'androide che stiamo cercando adesso è ancora qua dentro, no, per cioè è cui stato qui forse due o tre volte. Non è che questa gente stia qui a parlare. Direi che Arrivano, fanno le loro cose e poi possiamo se ne vanno. dare uno Mai avuto sguardo, problemi con androidi ragazzi, agli prima? altri androidi che Certo che sono qua no. intorno. Il punto Beh, è: una come volta diavolo un modello è facciamo sparito a 2 o 3 mesi fa e lo capire stesso quale di giorno questi dopo. androidi Sappiamo, è? non sappiamo il perché. Non lo so, ragazzi, sinceramente non ne ho la minima idea. Trova il secondo androide, cerca l'androide testimone. Ho Lo l'impressione so, che mi non ci piacerebbe siano altri tanto androidi poterlo trovare. Il punto è che deve essere a quanto pare qua, ragazzi, perché Indubbiamente. entrare nelle Voglio dire, stanze queste se adiacenti, a questo mi quanto pare, piace non vedere è possibile. entrare, Qua è la occupato. discrezione. Possiamo fare Vengo qui qualcosa? senza Direi di no. lasciarci Evidentemente è andare. Sì, occupato veramente. immagino. Connetti. Gli affari vanno alla Perché proprio grande. con Lo questa? sai? Non mi lamento. Il Niente. bello degli Serve androidi l'impronta sono digitale appunto umana. Ok, per senza interagire rischi di con beccarsi queste qualcosa. teche, ragazzi. E Vediamo inoltre un stanno attimino zitti. se Qualcuno Hank di vuole Mantis? collaborare Mi con scusi, noi. tenente. Scusa se la Venga un disturbo, scusi se la secondo. disturbo, tenente, Novità? ma Può mi darsi. serve la sua impronta digitale. Impronta della sua mano. Qui. Può affittare questa Tracy? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare! La prego, tenente. Ma no! Deve fidarsi. Fidati di me, Hank, ti prego. Oh, alla fine finiremo con l'essere grandi amici, lo so. Ciao. Per 30 minuti sono 29,99. All'acquisto, grazie. Ok, conferma l'acquisto. Minchia, deve pagare lui Non 30 farò dollari bene alle mie veramente. Lo finanze. so, amico. Acquisto Acquisto confermato. confermato, L'Elite ok. Club ti augura una piacevole esperienza. Sì, Perfetto, prego. sì, grazie. Piacere di conoscerti. Seguimi. Ti porto nella tua stanza. Ok, adesso? Adesso vediamo. Sonda. Sei tu l'androide in questione? E chi lo Porca sa? troia, Connor. Che? Ma che Che? cazzo fai? Sto sondando la sua memoria. Ah, mi si sta scaricando pure la batteria del DualShock, perfetto. Allora, individuo il sospettato. Sarà questo? Ah, aspettate un secondo. Una Tracy dai capelli blu si è diretta verso l'ingresso. Ok. Quindi questa cosa, a quanto pare, ci sarà Ha visto utile. qualcosa? E Almeno che palle, spero. allora? Il deviante lascia la stanza. Una Tracy dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni 2 ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Ok. Mizzica. Perfetto proprio, eh? Perfetto, abbiamo pochi minuti, Proviamo d'accordo. questo. Prega che vada bene. Lo so, prega che vada bene. Ovviamente, minchia, questa ballava qua. Mi sa che ho perso il mio tempo, ragazzi. Eccola là. Ok, è tornato dentro al club. E quindi
Ha visto quella Tracy. So dove è andata. È andata di qua. Allora, seguila. È andata di qua allora. Qui ci sono androidi ovunque. Come facciamo a capire chi ha visto la Tracy dai capelli blu? So da che parte è andata. Devo solo trovare un altro androide sulla sua strada. Non lo so, sarà questa. Andiamo un po', speriamo bene, raga, perché sennò sono nella cosiddetta merda, veramente. No, non è questa, niente. Che sfiga, eh? Non ha visto niente. Lo c'è so. Qualcosa che mi sfugge. Questa sarà l'indagine più costosa. Abbi un attimo di pazienza, Hank, ti prego. Allora, l'abbiamo visto? No, eccola! Mi chiamano Ale. Allora, chi è che dice è entrato nella stanza rossa? Ok, andiamo nella stanza rossa. Abbiamo poco tempo. Abbiamo poco tempo. Questo qua è di spalle, non credo che l'abbia vista entrare. Connettiamoci con questo. Hank, mi dispiace, ma ci devi aiutare, insomma. Eccola lì. Eccola lì. Ok, ok, ok. Entrato nella stanza blu, andiamo. Forza e coraggio. Seguimi, Hank, perché sono sulla buona strada. Hank, assolutamente Hank. Ok. E quale di questi avrà visto entrare l'androide dai capelli blu? Chiediamo a Hank, vediamo se questo qua ha visto qualcosa. Speriamo di sì, perché sennò sono nella cosiddetta cacca, ragazzi. No, non ha visto un cavolo questo. Che caspita. Minchia che no. Sfiga. L'ho perso un'altra volta. Ho speso un sacco di soldi e non mi sta divertendo. Lo so, amico, lo so. Abbi un attimo di pazienza, ti prego. Spero che questo abbia visto qualcosa, ragazzi. Non ha visto niente, manco questo. No, sospettato non in vista, niente, controlla l'altro androide. Mizzica, si può essere no. Così sfigati? Oh. L'ho perso un'altra volta. Tu hai visto qualcosa? Scemo? Posso parlare con questo scemo? No. Mizzica. Questa avrà visto qualcosa. Scusa se ti disturbo, scusa tanto, ma... Dimmi che hai visto qualcosa, ti ammazza le bozze. Niente. Manco questa ha visto niente. Non ho visto niente. Ma c'è qualcosa che mi sfugge. Mizzica, qualcosa che mi sfugge mi sembra normale. Questa deve aver visto qualcosa, dai. No, 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 come l'ho detto. No. Che no. Grossa sfiga, raga. Oddio. Lo so, Hank, lo so, minchia, mi manca un minuto, cavolo. Che mi sfugge. Possibile che nessuno di questi l'abbia vista entrare, se è entrata qui. Non è entrata qui, allora. Non ha visto niente. Non è possibile. C'è qualcosa che mi sfugge. No, ragazzi, allora non è che non è entrata qui. Non lo so, cavolo, non lo so, raga, mi rimane pochissimo tempo. Mi sta sfuggendo qualcosa, caspita. Non lo so, niente, è andata, raga. È troppo tardi. La memoria è stata resettata. Se anche hanno visto la Tracy, non lo sapremo. Minchia, l'ho guardati tutti, cavolo! Sono stato troppo lento. Per un attimo ho pensato che ti saresti risolto. Grazie, Hank, grazie! Andiamocene via, questo posto mi dà i brividi. Minchia, raga, il nervoso che mi viene, cavolo, il nervoso che mi viene, com'è possibile? Missione fallita, ciao. Mi sono giocata tutta la seconda parte della missione, cioè che la trovavo. Porca vacca, che nervi, raga, che nervi. Cioè, sta questione dello spoiler, vi giuro, mi ha destabilizzato, ragazzi, ok? Andiamo avanti. 7 novembre, ok. Finalmente 7 novembre. È l'una del mattino, mazza come nevica. Ok, finalmente siamo tornati da Kara, da Alice e da Luther. Ah, finalmente le hanno cambiato i vestiti. Dove stiamo andando? E questa gente che incontreremo, come hai saputo di loro? Dagli androidi catturati da Slatko. Ah, sì? Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Davvero? Sono tutti fosse... come Slatko? O fosse una trappola? So solo che quegli androidi ci credevano. Poi Slatko li ha uccisi. Bella roba proprio. E quanto manca? Ah no, è il tempo, nel senso che nevica.
Non avevo mai visto la neve. Bellissima, Roma. Ci rallenta un po'. Ma così non incroceremo troppi umani sulla strada. Bene, almeno l'aspetto positivo. Poca gente in mezzo col... in pratica. Quanto manca? Manca ancora molto. Arriveremo tra circa un'ora. Pizzica. E ciao. Ha rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza attivati. Ma come? Minchia, è sfiga, un'altra sfiga, oh. Questa non ci voleva. Già. Resta dentro, Alice. Ok, esaminiamo il motore dell'auto. Siamo capaci anche di riparare il motore di un'auto? Davvero, questo mi state dicendo? Sarebbe incredibile, davvero, ma... Oh, cavolo. Mi sa che c'è qualche problemino. Direi che sia tipo fuso o una roba del genere, proprio una robetta. Niente di preoccupante, Luther. E adesso che facciamo? Non so. Direi di continuare a piedi. E ciao. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Qui attorno non ci sono posti dove stare, cara. Lo so, amico, ma... Cioè, qualcosa dovremo pur fare. Non possiamo restare qua, in mezzo alla strada. Ma va bene, allora vorrà dire che vado a piedi da sola. Sì. 10 gradi sotto zero, madonna. Ben morì proprio. Perché là c'è una freccia gialla disegnata che indica proprio una certa direzione. Boom. Vorrà dire qua c'è un riparo? No, qua ci sono i pirati, questo vuol dire. Laggiù. La torcia da dove l'ha presa? No, perché un attimo fa non ce l'aveva. Ah, ok, l'avranno presa dall'auto, d'accordo. Oh mio Dio. Un parco abbandonato, che figata, raga. Oddio. Dobbiamo trovare un riparo. Figata. È freddo. Figata, sembra, ma sembra abbandonato da un bel pezzo. Di un'angoscia allucinante, ragazzi, fa paura, Fa veramente paura. Allora, dobbiamo trovare un riparo. Questo è chiarissimo. Qua contro, minchia, è difficile. Pure il movimento in su, ma che caspita. Provato niente? No, qua non possiamo. No. Nessun posto per la notte. Struttura danneggiata, attenzione. Qua ci starà sta casa. Possiamo entrare qua? Sembrerebbe di no. Dove mizzica posso andare? Qua possiamo stare? Non credo, sarà danneggiata anche questa. Minchia, sotto ste intemperie, figurati. Troppo ventoso per Alice. Va bene. Boh, qua la ca... Salve. Salve, lei. Ehi. Amissica, è congelato, raga. Ok, basta che non ti risvegli improvvisamente e non mi fai venire l'infarto, te ne sarei estremamente grata. Allora, dove cavolo lo trovo un riparo? Vediamo un attimino di qua, ragazzi, se c'è qualcos'altro a disposizione. Sinceramente non lo so. Qui. E che di queste strutture non mi fido tantissimo, anche se appunto effettivamente non possiamo comunque accederci, quindi cioè poco importa. Qui? Cosa c'è qui? Era un modello di Cyberlife, cos'era? Non saprei, fatto sta che questo posto è assolutamente inquietante. Questo posto cade a pezzi. Lo so, amico, lo so. Un riparo non sarà facile. Proviamo. Boh, queste case sono tutte inaccessibili. Che caspita. Non saprei. Vediamo un po' di qua se abbiamo un modo per accedere. Anche se ormai ho paura di qualsiasi cosa io, raga. Non mi fido più di niente, di nessuno. All'interno sembra sicuro. Attenzione, avete scritto bene. Sembra. Luther, mi vieni a dare una mano. Mi servono i tuoi muscolazzi. O forse ce la faccio da sola. Oh. Ci penso io. Ok, meno male. Mi ha ascoltata praticamente. Oh, oh mio Dio, si è buggato tantissimo, ragazzi.
fatto. Grazie, amico, grazie. Oh! Madonna, nessuna porta segreta, ecco, per te, no? Entriamo, andiamo a vedere, a dare uno sguardo. Anche se qua è tutto aperto, quindi farà freddo comunque, ma almeno non siamo sotto la bufera, insomma. Non mi fido per niente. Sarà difficile trovare di meglio. Già. Passeremo la notte qui. Accendo un fuoco. Che culo, oh! Hotel a 5 stelle proprio. Leggi. L'hanno messo proprio in primo piano. Us Yoa disperso, sommergibile americano scomparso nelle acque dell'Artide. Wow, incredibile questa cosa, vero? Pazzesco, va bene, sì, è super interessante. Allora, vediamo un attimino. Diceva di sistemarsi per la notte. Oh, prepara un letto ad Alice, controlla lo zeno di Luther. Allora, prepara un letto ad Alice, la vedo un pochettino difficile. Che cosa posso prendere? Cos'è sta roba? Una foto? Ok, vediamo. È un... No, è un manifesto, Ok. Interessantissimo da vedere proprio. Prendi, cos'è? Una tenda? Lo usiamo come coperta? Che cosa? Lo accenderò qui. Ok, fai quello che vuoi. Prendiamo il cuscino. Probabilmente questo è quello che ci serve per preparare il letto ad Alice, almeno mi auguro, ragazzi. Lo prepareremo qui, dove è lei, o vicino al fuoco. Prepara il letto, ecco fatto. Alice, purtroppo di meglio è impossibile. Alice. Dov'è? Era qui un attimo fa! Minchia, c'è proprio l'arte per farmi prendere gli infarti, vero Alice? Dov'è il tuo zaino, Luther? Perché l'obiettivo, sai, mi dice di controllarlo, quindi... Non so, vorrei controllarlo. Dove c'era lo zaino? Scusate, Devo parlare con lei, vediamo un po'. Che guardi l'interessante? Ah. L'idea di famiglia felice che lei non ha mai avuto. Credi che un giorno saremo come loro? Ottimista, dai. Superato il confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola? Forse troverò un lavoro? Come loro. Saremo come gli altri. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Certo, piccola. Vieni. Non ti lascerei per nulla al mondo. Povera piccola, ragazzi. Controllalo, rimbocca le coperte. Ho capito, io voglio controllare lo zaino di Luther. Dove mizzica l'hai messo lo zaino, Luther? Perché se no qua, se no qua... Ah, eccolo qua. Mizzica, mica l'avevo riconosciuto. Allora, controlla la pistola. Controlli la pistola. Abbiamo una pistola. Oh Gesù. Ok, vabbè, abbiamo sbloccato qualcosa, quindi sappiamo che c'è una pistola. Offri un biscotto. Sicuramente. Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? No, non ho fame. Amore. Beh, in caso dovesse venirti fame, c'è ancora un'azione da sbloccare, ragazzi. Io sarei curiosa di sapere qual è sinceramente. Qua c'era un ristorante. Poi, siccome mi rimproverate sempre sul fatto di esplorare un pochettino di più, pure qua c'è RA9, ragazzi. Non mi dite che qua dentro c'è un maniaco deviante che ci fa del male, perché vi scaglio contro l'utero, eh. Per cui non so sinceramente che altro fare. Rimbocchiamo le coperte ad Alice, ragazzi. Che sempre magari mi sfuggono dettagli a cui non faccio caso. Bacia. Buonanotte, Alice. Oh. Sogni d'oro. Buonanotte, piccola. Mi racconti una fiaba, cara? Certo. Oh, 9.000. Wow. Della buonanotte in memoria. Figata. Mi 9.000. Minchia. Unicorno. C'era una volta un unicorno che... No, non una fiaba così. Ah. Inventane una. Ah, mizzica. C'era una volta una bambina. Solitudine.
che viveva da sola in una grande vecchia casa. Sognava di essere come le altre bambine, ma... Ombra. L'ombra che viveva con lei le impediva di essere felice. Poi incontrò un robot. Che era smarrito. Che era smarrito proprio come la bambina. Così decisero di scappare insieme. Vita migliore. Per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli, ma... insieme. Ma la loro amicizia glieli fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono... un gigante. Un gigante gentile. Che promise di proteggerle. Come finisce la storia? Morale. Non so. Ma tutte hanno una morale. Quando la nostra finirà, scopriremo il suo significato. È ora di dormire. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non viene a darmi la buonanotte, Luther? Sì. Sì, volentieri. Buonanotte, Alice. E sogni d'oro. Quello che ci rimane da fare è parlare con Luther. Vediamo un po' che cosa ci diciamo. È una brava bambina. Sì. È molto coraggiosa. RA9? Hai mai sentito parlare di RA9? RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Un giorno arriverà e guiderà la nostra gente e ci renderà liberi. Davvero? Dubbi su RA9? Se RA9 non arrivasse, se fosse solo una storia che ci raccontiamo per sostenerci a vicenda. RA9 esiste. Credo in lui. So che è tra noi. E al momento giusto, tutti lo conosceranno. Wow. Cara, hai mai notato niente di strano in Alice? Io dico sì. Certo, sì. È una bambina splendida. Non conosco tante bambine, ma... lei è davvero speciale. Oh! Non questo che sto! Oh merda! Che volete, ragazzi? Che cavolo? Proteggi Alice, ovviamente, ci mancherebbe! Che cavolo? Domanda. Chi siete? Cosa volete? Lasciateci in pace! Non abbiate paura. Non vi faremo del male. Sei sicuro? Siamo come voi. Davvero? Il nostro nome è Jerry. Prima che il parco chiudesse, lavoravamo qui. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei, una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci.
Alice, forse ma, non ma, è una buona no, pratica. No, 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 no. Non credo tu abbia scelta. Va bene. Oh, che teneri che sono, ragazzi. Sono bellissimi. Va bene, andiamo, Alice. Andiamo. Chissà che vuoi... Wow, la giostra, davvero? Resta con noi. Wow, ma veramente? Che figata! Funziona ancora? Wow! La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento! Vai! Che bello, il cavalluccio marino, bellissimo! Forza, piccola! Coraggio. Reggiti forte, eh? Che cosa tenera, ragazzi. Che la vedo sorridere. Non aveva molto di cui sorridere ultimamente. Che tenero che è stato anche quell'altro androide. Bellissimo, cavolo. Bellissimo per davvero, sono stupita. Il gruppo si gode un momento di calma. Ok, a quanto pare doveva andare per forza a finire così. Meno male, ragazzi, che ho chiesto, perché magari se li avessi minacciati, no, cioè si sarebbero comportati a quanto pare allo stesso modo, però magari insomma ci saremmo rapportati in una maniera un po' così, un po' cattiva. Vabbè, ho lasciato qualcosa ovviamente all'interno della taverna e anche all'interno del parco divertimenti, ragazzi. Io continuate pure a sgridarmi, purtroppo a quanto pare non riesco a non lasciare indietro delle cose. Vabbè ragazzi, allora, sono curiosissima di continuare. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e updosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!